Sono le ore 19 di mercoledì 21 settembre 2022. Dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passo la parola al segretario per l'appello. Marchetti Diego. Presente. Gaida Mauro. Assente giustificato. Campanella Michele. Arriverà con qualche minuto di ritardo. Crittino Stefania. De Pieri Daniela. Presente. Giulito Vanda. Venturino Ilario, idem. Cioè, arriverà con qualche minuto di ritardo come consigliere Campanella. Iacheo Giuseppe. Presente. Bollea Laura. Presente. Filippi Bruno. Presente. Uno per volta qui. Presente. Ok. Bobba Roberto. Presente. Autino Livio. Campanella è arrivato. Campanella è arrivato e quindi è presente. Autino Livio probabilmente verrà in ritardo, vediamo un attimino. Per ora lasciamo così, per ora sono assenti, quindi giustificati Gaida Mauro e Ranalli Flavio che hanno trasmesso una giustifica e per ora segnati assenti Venturino Ilario e Autino Livio, se arrivano. Quindi approvazione dei verbali. Perfetto, allora il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali delle delibere che vanno dal 21 al 26 del 28 luglio del corrente anno, di cui mi appresto a dare lettura. Allora, la numero 21 è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 31-5 e del 15-7. La numero 22 è una comunicazione circa le condizioni di equilibrio finanziario del Comune di Cigliano. La numero 23 è la ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 68 del 36, avente per oggetto variazioni al bilancio di previsione 2022-2024. La numero 24 è la verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193. La 25 è l'approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 23-27 e la 26 sono comunicazioni in merito a delega assessorile. Si passa alla votazione per l'approvazione dei verbali. Qualcuno deve... Segnalo che è entrato... Ah, è segnato il consigliere Venturino. Quindi è presente, per può votare per l'approvazione del... Allora, chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi si astiene? Consigliere Bobba, Filippi, Campanella e De Pieri. Grazie. Passiamo al punto 2. Nel punto 2 si propone al Consiglio Comunale la ratifica della variazione di bilancio numero 74 del 28 luglio del corrente anno, che ci spiega l'assessore del bilancio Crittino. Prego. Allora, la prima variazione di bilancio fatta dalla Giunta in data 28 luglio 2022, ratificata oggi in Consiglio, di fatto non comporta nessuna applicazione di cifre precedentemente accantonate, poiché si tratta di entrate o di economie con le quali finanziare specifiche uscite, ossia 11.350 euro per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, e sia un'entrata che un'uscita dello stesso importo. Come ben sapete, il Comune è tenuto ad anticipare queste spese che vengono poi rimborsate. 8.732,17 è l'assegnazione dei fondi bonus editoria 2022 e relativa spesa. Questo permetterà un ulteriore incremento del nostro patrimonio librario. 11.656,69 frutto di un'economia accertata per i lavori svolti nel 2021 del contributo ministeriale sull'efficientamento reinvestiti nello stesso contributo del 2022. C'è qualche domanda o si passa al voto? Vedo che non ci sono domande. Allora, chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi si astiene? Si astengono i consiglieri Bobba e Filippi. Chi vota contrario? Vota contrario consigliere Campanella. Chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi si astiene?
si astengono i consiglieri Filippi e Bobba, chi vota contrario il consigliere Campanella. Secondo punto all'ordine del giorno è ratifica della deliberazione della Giunta Comunale 96 del 7/9/22, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione. Anche in questa variazione si propone al Consiglio Comunale la ratifica della variazione di bilancio 96 del 7 settembre del corrente anno, che ci spiega l'assessore di bilancio Cretino. Prego. Allora, anche qua dovevamo andare a coprire delle nuove esigenze che sono intervenute. Abbiamo come entrate 4.500 euro derivanti dal cofinanziamento dei comuni del distretto del commercio, 26.500 euro provenienti dagli impianti fotovoltaici, più 27.343,31 euro da uno storno di uno stanziamento dei lavori di messa in sicurezza degli immobili comunali. Verranno utilizzati come spese 27.343 ad integrazione dei lavori di efficientamento energetico del 2022, 10.500 euro a rimpinguare il capitolo del contributo alle associazioni, 11.500 per incarichi esterni, 5.000 per attività del distretto del commercio, serve a dare dei nuovi incarichi per partecipare a un nuovo bando, e altri piccoli stanziamenti per verde, cultura e patrimonio comunale. C'è qualche domanda? Prego, consigliera Filippi. Sì, io vorrei porre una domanda, cioè vorrei chiedere, ho fatto anche la richiesta scritta, siccome ho visto che in merito a questa ratifica c'è stata la giunta, e nella giunta c'era il provvedimento del sindaco dell'11/5/22. A che cosa si riferisce il provvedimento del sindaco nella giunta? Alla variazione del piano esecutivo di gestione nell'anno 2022 nella giunta, nel mese di settembre, il giorno 7, in apposita sala comunale. Però quella è la variazione del PEG, non è una variazione di bilancio, sono due cose differenti. Adesso abbiamo fatto la variazione bilancio, ovviamente stanziando, cambiando, diciamo, da capitolo di spesa a capitolo di spesa abbiamo spostato dei soldi da una parte all'altra, abbiamo dovuto anche modificare il piano economico di gestione, ossia il PEG, che è quello che dice al dirigente: guarda che hai a disposizione questi soldi. Di fatto sono collegati, ma in realtà adesso noi stiamo andando a votare, perché è competenza del Consiglio, la variazione che dice, cioè quella del PEG, è proprio questa cosa qua. È comunque pertinente, nel senso che in quel giorno è stata fatta una videoconferenza secondo il provvedimento del sindaco. Vorrei sapere chi era in videoconferenza. Allora, abbiamo fatto un provvedimento sindacale per cui le giunte comunali possono essere fatte anche in videoconferenza e non in presenza. Quel giorno c'ero, adesso non mi ricordo qual era il giorno. Sette, allora c'ero io in presenza, c'erano in videoconferenza, mi sembra, non mi ricordo, ma sicuramente l'assessore Bollea, l'assessore Iaccheo e l'assessore... No, sono noi tre. Prego. Grazie. Allora passiamo alle votazioni. Ah, prego, consigliere Bob. Assessore Cretino, mi scusi sindaco, mi rivolgo direttamente all'assessore. Ha parlato di incarichi esterni e ha parlato di integrazione di incarichi, se non ricordo male. Posso sapere a cosa si riferisce per incarichi esterni, con quali finalità, e le eventuali integrazioni a cosa sono dovute? Grazie. Allora, gli incarichi esterni sono per l'urbanistica un incarico per andare a fare delle variazioni del piano regolatore, poi semmai l'assessore che l'ha seguito finora, sono arrivata dopo a qualche dato in più, e mi pare che sempre l'ufficio urbanistica abbia bisogno di dare un incarico per una valutazione a un avvocato per una problematica sempre relativa a un problema relativo a una costruzione, e un incarico legale, un altro 1.500 euro era per un ulteriore incarico legale. Per quanto riguarda il discorso dell'integrazione,
se avete notato, ne abbiamo parlato in tutte e due le variazioni. Come ogni anno è uscito il bando sull'efficientamento energetico, vale 50.000 euro. Ne abbiamo, ci servivano più soldi in sostanza. Ne abbiamo presi 11.000 da un risparmio dell'anno scorso, non bastavano, ne abbiamo presi altri 26.000 da un risparmio di un capitolo. Sull'efficientamento energetico sostanzialmente definiamolo in modo improprio una partita di giro, perché fatto 100 il valore dell'opera, 50 sono finanziati con trasferimenti statali, la restante parte, il delta, con mezzi propri. Mi interessava invece il discorso dell'urbanistica in merito all'incarico esterno, sia di natura tecnica che di natura legale, se si poteva sapere quali erano gli edifici comunali interessati e quali erano le finalità dell'amministrazione collegate a questi incarichi. Grazie. In realtà sul piano regolatore non si parla degli edifici comunali, ma ci sono state diverse richieste che sono arrivate all'ufficio per andare a variare piccoli dettagli in merito ad alcune piccole zone e quindi vanno fatte delle variazioni sul piano regolatore. Mi pare che l'incarico sia intorno ai 7.000 euro come valore. I 3.000 euro dell'incarico dell'avvocato fa parte di quegli edifici siti in via Santa Clara, se non ricordo male. Anche lì qualcuno ha acquistato questi edifici, doveva andare a fare dei lavori, ha fatto una richiesta giustamente all'ufficio che ha fatto alcune verifiche e ci sono delle incongruenze, per cui il dirigente vuole andare a verificare che sia tutto in regola. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iaccheo, Marchetti. Chi si astiene? Si astiene il consigliere Bobba. Chi è contrario? I consiglieri Filippi e Campanella. Vi chiedo anche quale immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iaccheo, Marchetti. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contrario? I consiglieri Filippi e Campanella. Il quarto punto si riferisce al DUP, il documento unico di programmazione. In questo caso si propone al Consiglio Comunale l'esame e l'approvazione del DUP per il periodo che decorre dal 1 gennaio 23 al 31 dicembre 2025. Passo la parola all'assessore del bilancio Crittino per l'illustrazione. Allora, il DUP, come sapete, è il documento unico di programmazione ed è l'atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio. È il primo tassello della programmazione dell'ente ed è anche un po' l'anello di congiunzione tra l'organo politico e l'organo tecnico. Entro il 31 di luglio di ogni anno la Giunta deve presentare al Consiglio il DUP del triennio successivo. Difatti adesso stiamo parlando di quello che va dal 2023 al 2025. Questo termine non è perentorio, ma noi sostanzialmente seguiamo il regolamento di contabilità interno e quindi seguiamo questa data. Questo documento non va pensato come qualcosa di rigido, tant'è che per legge, per esempio, il 15 novembre ci sarà già una nota di aggiornamento allo stesso, per renderlo sempre più adeguato ai progetti da deliberare, da realizzare. Il DUP ovviamente deve rispettare dei vincoli di finanza pubblica e altre regole, come ad esempio l'iscrizione nel piano triennale delle opere pubbliche, che vale solo per quelle di valore superiore a 100.000 euro nel primo anno che abbiano già un CUP, e nel piano biennale dei servizi e forniture solo quelli con un valore superiore a 40.000 euro. Confrontando il DUP di oggi con quello di 2 anni fa, è una pratica che io uso fare perché serve anche ad avere un po' una visione di quello che sta accadendo, anche se in realtà il DUP è un documento che guarda al futuro e non al passato, però mi piace anche vedere se quello che è stato fatto nel passato poi magari è stato realizzato meno. Ci sono alcuni indici che io trovo abbastanza interessanti, a parte il discorso del saldo del fondo di cassa, che è sempre
aumentato rispetto al precedente, è aumentato anche il numero dei dipendenti, e una cosa che spero sia di buon auspicio è per il primo anno dopo 5 è aumentato il numero dei residenti. Per 5 anni abbiamo avuto una media di diminuzione di circa 50 abitanti all'anno. Il 2021 per la prima volta abbiamo un saldo positivo, non tanto, 8, però è bello secondo me insomma, vedere che magari la tendenza sta un po' cambiando. Se avete poi qualche domanda specifica, ben volentieri. Prego, ci sono delle domande da fare? Nessuna, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacchio e Marchetti. Chi è contrario? Sono contrari i consiglieri Filippi e Campanella. Chi si astiene? Si astiene il consigliere Bobba. Vi chiedo come sempre l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacchio e Marchetti. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contrario? I consiglieri Filippi e Campanella. Passiamo adesso al punto numero 5, che è la rettifica dell'aliquota dei beni merce per l'applicazione dell'IMU. Si propone quindi al Consiglio Comunale la rettifica dell'aliquota dei beni merce per l'applicazione dell'IMU 2022, ci spiega l'assessore al bilancio. Allora, nella legge 160 del 2019 era previsto che l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fossero esenti dal pagamento dell'IMU. Quando abbiamo deliberato le aliquote a fine dicembre 2021, probabilmente questa cosa è sfuggita e abbiamo deliberato 0,1% anziché 0%, quindi in realtà adesso andiamo a correggere questa cosa. Chiaro è che abbiamo fatto delle verifiche, tanto questa modifica non comporta nessuna variazione nel gettito del comune, anche perché di fatto non abbiamo incassato nulla relativo a quella tassa, quindi un mero errore materiale che andiamo a sanare. C'è qualche domanda in merito? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacchio, Marchetti. Chi è contrario? Contrario consigliere Campanella. Chi si astiene? I consiglieri Filippi e Bobba. Anche qua immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Consigliere Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacchio, Marchetti. Chi si astiene? I consiglieri Bobba e Filippi. Chi vota contrario? Consigliere Campanella. Punto numero 6. Modifica e integrazione al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Anche in questo caso si propone al Consiglio Comunale la modifica e l'integrazione al programma biennale degli acquisti per forniture e servizi 2022-2023. Prego, Assessore. Ecco, per esempio questo è un esempio di quando si parla di variazioni di documenti all'interno del DUP. All'interno del DUP prima vi ho parlato del piano biennale dei servizi e forniture. In questo caso abbiamo dovuto fare un aggiornamento perché abbiamo dovuto inserire per i prossimi 3 anni le spese che verranno fatte per il servizio di pulizia e portierato dell'impianto sportivo, per cui abbiamo dovuto, che superano per anno i 40.000 euro, per cui abbiamo dovuto inserire questa voce e i relativi importi. Tutto qua. Ci sono delle domande da fare in merito? Prego, consigliera Filippi. Cambia il personale nel portierato? Non che mi risulti, ma non so quale ditta si occuperà di questo, perché immagino che verrà fatto un nuovo bando e quindi dipenderà dalla ditta che vince. Con la speranza che ci sia un maggior rispetto degli orari nell'apertura. Tireremo le orecchie a chi non farà il lavoro fatto nella maniera adeguata. Qualche altra domanda? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacchio, Marchetti. Chi è contrario? I consiglieri Filippi e Campanella. Chi si astiene? Il consigliere Bobba.
anche qua immediata eseguibilità, che è favorevole, i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Critino, Iacheo, Marchetti. Chi è contrario, i consiglieri Filippi e Campanella, chi si astiene, il consigliere Bobba. Punto numero 7. Modifica del regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti richiedenti. Qui si propone al Consiglio Comunale la ratifica della modifica del regolamento per la concessione di contributi a soggetti richiedenti. Ci illustra tutto il Presidente della Commissione Regolamenti. Prego. Allora, nelle due riunioni della Commissione Regolamenti in realtà si sono apportate lievi modifiche al regolamento, alcune di carattere normativo. Abbiamo ad esempio adeguato le categorie delle associazioni alla legge del terzo settore, ai relativi decreti attuativi, e altre di carattere un pochino più operativo, per esempio andando a diminuire i tempi di risposta dell'ufficio, che erano prima di 60 giorni, l'abbiamo portato a 30 giorni, e per esempio un altro passaggio che abbiamo aggiunto è il fatto di allegare la documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, che nel regolamento precedente non era ben evidenziato. Se poi avete qualche domanda. C'è qualche domanda in merito? No. Prego, consigliere Filippi. In merito a questo no, vorrei invitare la Presidente della Commissione a rivedere anche il regolamento del funzionamento della Giunta Comunale, per il richiamo che avevo fatto al punto numero 2 della videoconferenza secondo il provvedimento del sindaco. Per poterla attivare bisognava anche cambiare quello che era il regolamento della Giunta, che è ancora datato nel novembre 2014 e non prevede questa cosa. Ne prendiamo atto, se vuole rispondere lei, dottoressa, prego. Per ora è stato adottato il provvedimento in quel senso, con decreto, per garantire appunto il funzionamento della giunta, utilizzando questa nuova modalità che è stata sperimentata nel periodo del Covid. E valuteremo appunto la modifica del regolamento, anche perché stiamo approfittando di questo spunto anche per rivedere un attimo sia il regolamento che insomma altri documenti che avete del Consiglio, poi portarli in approvazione, aggiornarli in maniera integrale, a intervenire solo su questo. Ci sono anche altri punti che non sono aggiornati, allora abbiamo pensato di aggiornarli tutti insieme, quindi quanto prima sarà oggetto di passaggio consiliare l'approvazione delle modifiche al regolamento, compresa questa che confluita attualmente è stata adottata con decreto in via provvisoria, però nelle more della modifica del regolamento. Se non ci sono altre domande, sì. Prego, consigliere Bobba, pardon, non l'ho vista. Nessun problema. Più che altro volevo capire il funzionamento della concessione dei contributi collegati a quelle che sono le note spese. Perché noi abbiamo sul territorio comunale un numero cospicuo di associazioni, se non ricordo male, sto andando a memoria, scusatemi, sono poco meno di una cinquantina. No, erano 34, adesso non so. La nota spese determina l'applicazione della concessione di contributo in relazione a quella che è sì la spesa fatta, ma anche l'attività di progettazione ed esecuzione dell'anno, delle attività poste in essere. Una parte delle associazioni presenti sul territorio hanno l'impossibilità, per struttura normativa, per proprie caratteristiche, di avere un bilancio, ma hanno semplicemente un libro di cassa. All'interno del libro di cassa permangono quelli che sono i lasciti, gli utili accantonati, le riserve a disposizione, che vanno ad impattare positivamente ovviamente per quello che è, definiamolo, il bilancino dell'associazione, ma negativamente per quello che è l'attività svolte in termini di spese, perché andando a non toccare queste risorse
si ha sempre una disponibilità, non si ha un risultato negativo nell'esercizio, proprio perché non vi è la possibilità di questo bilancio. È stata valutata l'opportunità di parificare nel merito queste situazioni a coloro che invece hanno un bilancio, oppure c'è una disparità di trattamento tra il bilancio e il libro di cassa? Nessuna disparità, nel senso che per quanto riguarda, attiene alle domande di contributo. Intanto, come ben sapete, le domande di contributo possono essere o per singolo evento o annuali. Nel 2022, per esempio, si era ragionato di farle più per singolo evento, perché a gennaio 2022 non sapevamo come si sarebbe evoluta la situazione del Covid, quindi era abbastanza difficile prevedere tutta una programmazione annuale. In quelle domande di contributo non viene considerato il bilancio, l'associazione fa una domanda di contributo, fa una previsione di spesa, per esempio faccio un evento, prevedo che mi costi 8.000 euro, in questo evento faccio pagare un biglietto d'ingresso, no, però comunque, o magari ho delle sponsorizzazioni esterne o cose del genere, per cui incasso ipoteticamente 2.000 euro, il disavanzo, cioè 8.000 meno 2.000, 6.000 euro. Ecco, su quei 6.000 euro si può decidere, cioè il regolamento dice che si può andare a coprire fino all'80% di quella cifra, e comunque, era già rimarcato nel regolamento precedente, non l'abbiamo cambiato, non si deve arrivare a dare un, scusatemi il termine, guadagno, nel senso che si va a copertura delle spese. Quindi in quel caso lì il bilancio non serve, serve la giustificazione della spesa, che è l'unico contributo che c'è ad oggi di questo tipo di regolamento. Questo tipo di regolamento va a regolamentare i contributi ordinari. Se non ci sono altre domande, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi è contrario? Contrario il consigliere Campanella. Chi si astiene? I consiglieri Filippi e Bobba. Immediata eseguibilità. Qui non c'è, come non detto, ritiro l'immediata eseguibilità, lo faremo in un secondo senso. Bene, come non detto. Punto numero 8. Allora, il punto numero 8 è la revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 31-5 e l'approvazione della convenzione tra i comuni di Cigliano, Andezeno, Montalto Torinese e Mombello di Torino, in attuazione dell'articolo 98, che è praticamente per la convenzione di segreteria. Cos'è successo? Praticamente la convenzione che avevamo approvato prevedeva il comune di Rivalba. Il comune di Rivalba si è probabilmente accorto che non poteva garantire le ore che noi avevamo richiesto, che era un cumulo di 8 ore, e quindi si è tolto dalla convenzione, l'abbiamo sostituito con il comune di Montaldo Torinese. C'è qualche domanda? Nessuna domanda, si passa alla votazione. Chi è favorevole? Consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi è contrario? Consigliere Campanella. Chi si astiene? Consiglieri Filippi e Bobba. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? I consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Crittino, Iacheo, Marchetti. Chi è contrario? Consigliere Campanella. Chi si astiene? I consiglieri Autino e Bobba. Autino, Filippi e Bobba. Succede. Allora, punto invece numero 9. È l'approvazione del progetto di fusione per unione tra le società consortili a responsabilità limitata. Allora, in questo caso ci sono nella zona Vercelli e Valsesia l'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale Valsesia Vercelli, e c'è un'altra agenzia nel Novarese che si chiama Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della provincia di Vercelli.
Visto che il nostro comune, quindi il comune di Cigliano, è socio della prima società con una quota pari a 388 euro, ovvero lo 0,097 del capitale sociale, e che nella provincia di Novara esiste opera una società con finalità analoghe, la Regione ha dato indicazione di procedere alla fusione tra le due agenzie per un programma, secondo loro, di razionalizzazione e migliorie. Tutto qua. Quindi direi che passiamo alla votazione su questa cosa. Chi è favorevole? Sono favorevoli i consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Cretino, Iaccheo, Marchetti. Chi è contrario? Consiglieri Campanella e Filippi. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? I consiglieri Venturino, Giolito, De Pieri, Bollea, Cretino, Iaccheo, Marchetti. Si astiene il consigliere Bobba e votano contrari i consiglieri Filippi, non Autino, Filippi e Campanella. Il punto numero 10 è una semplice comunicazione ai termini di legge. È la comunicazione del sindaco, contributo ex articolo 1,29, decreti del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero. Leggo testo com'è. Premesso che il comma 29 della legge 160 del 27/12/2019, per ciascuno degli anni che vanno dal 20 al 24, ha assegnato a favore dei comuni contributi per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Il comune di Cigliano, per effetto dei decreti del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020, ha pertanto ottenuto un contributo pari a 50.000 euro da poter utilizzare per tale tipologia di investimenti. Ai sensi dell'articolo 5,1 dei suddetti decreti, il sindaco deve fornire informazioni al Consiglio Comunale circa la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo. Quindi il sindaco comunica, ai sensi dell'articolo 5,1 dei decreti del capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 14 e del 30 gennaio, che il Comune di Gennaio ha ricevuto un finanziamento di 50.000 euro che ha destinato alla realizzazione degli interventi di efficientamento dell'impianto primario adduttore di riscaldamento della residenza sanitaria e assistenziale di proprietà comunale. Giusta deliberazione della Giunta Comunale numero 80 del 18/8/22. I lavori sono stati aggiudicati e la consegna degli stessi è già stata avvenuta nei termini previsti dai decreti ministeriali. Questa era una comunicazione, un atto dovuto ai termini di legge. Prego, Assessore Cretino. Scusate, visto che era l'ultimo punto e che in questi tre anni non è mai successo, volevo fare solo una domanda al segretario. Il consigliere Autino, che non è arrivato né in ritardo né ha mandato giustificazione, come risulta? Probabilmente avrà avuto un intoppo improvviso, non lo so. Quello che voglio dire, è la prima volta che Autino si assenta. Infatti. Quindi non penso che possa essere questo, secondo me ha avuto un impedimento all'ultimo minuto. Sono solo giustificato. Infatti non ha mai mancato una seduta, quindi mettiamolo pure giustificato. Infatti. Magari ha avuto un problema di lavoro urgente e quindi infatti gli è sfuggito. Lo mettiamo giustificato. Posso aggiungere soltanto una cosa, segretaria? Allora, in quella famosa giunta del 7 settembre, probabilmente avete fatto un errore anche in quelle che sono le deliberazioni di giunta, perché ci sono tre deliberazioni importanti e la giunta, quando vede i bilanci, quando fa le variazioni di bilancio,
so che ci impiega del tempo perché le ho vissute, e invece sono segnate sia la 96, la 97, la 98 tutte le ore 14 minuti 0. Impossibile che l'abbiate fatte tutte alle 14 minuti 0. Peccato che noi prima di fare una giunta comunale si riunisce il gruppo, quindi sia la giunta che il gruppo di consiglio, e decidiamo prima, quindi per cui le giunte si fanno anche in termini veloci. Tutto lì. Sì, ma tutti allo stesso minuto in zero. Tutto lì. Noi le decidiamo già la sera prima le giunte, cara, cara consigliera. Ma allora. Prego. Comunque, dottoressa. Ma allora le fate a casa? Hai ragione, le fate a casa? No, di solito le facciamo al parco giochi. No, però abbiamo fatto apposta per fare le giunte. Però voglio darvi anche una specifica sulla convenzione con cui vengono pubblicate. In tutte le delibere sempre si mette l'ora di convocazione, non l'ora di effettiva trattazione del punto, perché ha visto che noi abbiamo iniziato alle 19, sicuramente l'ultima passa alle 35, eppure troverai proprio una convenzione di scrittura, cioè si indica l'ora di convocazione, non quella di effettiva trattazione. Ovviamente. Sono le 19.37, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti. No, adesso non mi ricordo, sì. Però è questa. Cioè anche se ne facciamo 30, sono tutte segnate. Sì, ma era solo per fare problemi. Hai visto che mi ha fatto prendere?